Emergenza reddito per i lavoratori di Mercatone 1 che mercoledì prossimo saranno davanti al MISE per un presidio. L'appuntamento è per le 15. Intanto i lavoratori hanno firmato le lettere per la messa in mora da inviare ai commissari di Shannon Holding e all'INPS. Chiedono il ritorno alle retribuzioni prima della riduzione di stipendio. Questo permetterebbe loro di percepire l'assegno della cassa integrazione più pesante. Conclusi i lavori, inaugurata la nuova canottieri di Omegna. Si tratta di un ristorante sorto sulle ceneri della vecchia struttura sportiva e situata in riva al lago. È la scommessa di 3 imprenditori cusiani e un ossolano. Si tratta di una sfida in campo turistico. Andrea Lessi, Daniele Berio, Adriano Ecclesi e Ruggero Spagliarisi considerano il progetto un punto di partenza per una città che ambisce a crescere in ambito turistico. Ad oggi dà lavoro a 20 persone. Una revisione del regolamento che impone ai macchinisti di annunciare il passaggio del treno con un fischio ogni volta che si transita nei pressi dei centri abitati tra Domo e Crevola è quanto il sindaco Domese ha chiesto al direttore dell'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria. Per la verità, Domo chiede l'annullamento dei fischi notturni. Pizzi ha inviato a Firenze, sede dell'Agenzia, una dettagliata relazione sui problemi di inquinamento acustico che si registrano lungo la linea del Sempione. Disagi alla viabilità del Cusio. Nella notte si è verificato uno smottamento lungo la provinciale che collega Arola a Cesara. Ha ceduto il muraglione. Ora si teme possa cedere anche la parte sottostante la strada. Si viaggia a senso unico alternato. La provincia del Vicio ha effettuato un sopralluogo. Si conta di intervenire la prossima settimana. La gente del posto lamenta la mancanza di manutenzione dell'arteria. Buon successo di pubblica, soprattutto nelle ore più fresche della giornata, per la 2 giorni di giochi antichi a Verbania. Intra, ieri e oggi, capitale italiana dei giochi di una volta. Sono 300 quelli sparsi nelle piazze della frazione. Un'iniziativa pensata per i bambini, ma che affascina anche le persone di età adulta. Soddisfatto l'assessore Giorgio Comoli. Obiettivo è animare vie e piazze intrese per concordare in futuro con i commercianti l'apertura serale dei negozi.